E adesso vi parliamo del concorrente del grande fratello VIP Edoardo Donnamaria che nella giornata di ieri è stato intervistato a Radio Cusano. Precisiamo subito che non ha parlato di Antonella Fiordelisi, probabilmente hanno concordato questo e ha parlato invece del suo più grande amore che è appunto la musica, infatti dice Edoardo. Donnamaria all'intervistatore che cosa sia una delle cose più importanti della sua vita. Intervista a Edoardo Donnamaria che svela la cosa più importante della sua vita. Edoardo Donnamaria. Probabilmente la musica è la colonna sonora della mia vita. E aggiunge lo stesso Edoardo Donnamaria che, da quando sono nato mio padre, abbiamo dei generi diversi, mi ha introdotto ad un certo tipo di musica fino alle prime righe da ragazzino, poi a lavorare in radio. È da sempre una costante della mia vita, come se fosse una compagna, un amore. Gli viene chiesto se si sia più avvicinato o allontanato dalle cose della vita e Edoardo risponde che, come ti ho detto, sono stato molto fortunato nella mia vita, molto spesso sono le cose che mi hanno trovato, fra le altre cose mi hanno trovato le persone, le amicizie, il lavoro, l'amore. Sono sempre stato trovato, quindi di fronte ad una domanda del genere, ti risponderei che mi sono più allontanato dalle cose. Domanda: e oggi hai ancora più paura di perderti, anche con te stesso, non per forza con qualcuno? Io credo di poterti dire che a oggi di avere raggiunto dei grandi risultati e anche delle consapevolezze a livello personale. Quindi ad oggi ti dico che non ho paura di perdermi. Penso di sapere qual è la mia strada, di avere delle solidità diverse che qualche anno fa non avevo, e quando ti dicono che verso i 30 anni cambierai, almeno per me è stato. Qual è la cosa più bella che possiedi? Probabilmente la musica è la colonna sonora della mia vita. E aggiunge: da quando sono nato mio padre, abbiamo dei generi diversi. Mi ha introdotto ad un certo tipo di musica fino alle prime righe da ragazzino, poi a lavorare in radio. È da sempre una costante della mia vita, come se fosse una compagna, un amore.